Dopo non so quanti pali, diceva Massimo da studio, 4-5, gol annullati, gol segnati, ma aveva fischiato prima l'arbitro, è arrivato forse nella giornata più importante. Sì, hai detto bene, lo cercavo comunque da tempo, provavo a calciare, quasi in ogni partita ho provato a calciare e finalmente in una partita importante ho trovato il gol. Soprattutto ti ha dato una bella palla Eugenio D'Ursi, ti ha dato creandoti già la superiore. Come hai stoppato la palla? Eri già con lo spazio per calciare. Sì, è stato molto bravo Eugenio perché ha tirato su di sé due o tre avversari, se non mi ricordo male. Io ho trovato lo spazio al limite e mi ha dato una grande palla e sono contento di averla sfruttata al massimo. Allora, noi abbiamo detto in cronaca che la tua partita e il gol ti fanno perdonare l'errore sul primo gol. Intanto ti chiediamo se c'è stata una spinta o se era tutto regolare e poi perché ti sei perso così il giocatore, che è successo? No, c'è stata una minima spinta, è stato bravo lui, il gol è regolare. Da quel momento lì pensavo solamente a farmi perdonare e a cercare di passare il turno. Direi che ci sei riuscito. Sì, è andata bene, sono contento del gol, ma soprattutto del passaggio del turno perché i ragazzi veramente se lo meritano. Soprattutto perché questa sera si è rivisto il Pescara, che era mancato un po' ultimamente. Sì, beh, noi cerchiamo di dare il massimo, poi che ci siano magari cose da migliorare ci sta, però l'atteggiamento nostro è quello di andare al massimo e niente, lavorare sempre duramente. Mi levi una curiosità, il pontisso che ho visto a Modena mi era piaciuto tantissimo ed era più o meno il pontisso di questa sera, una sorta di trequartista. Ti chiede quello adesso Zauri? Perché quando giochi più basso secondo me fai un po' più fatica, sei molto pericoloso vicino all'area. No, beh, il mister comunque mi chiede di fare la mezzala a sinistra, siamo tre in mezzo al campo, cerco di fare un po' tutto, un po' venire basso, un po' alto, quindi io seguo quello che mi dice il mister. Però ti viene bene venire alto. A me piace comunque stare alto, che ho l'occasione magari di tirare e andare in area. Grazie, grazie anche a Ah, gli Simone puoi chiedere Pontisso, una grazie a cosa, Max Mucciante. Un attimo, Simone, scusa. Vai, Massimo, dimmi, No, al volo. se al volo potevi chiedere a Pontisso un po' la sua situazione, no? Perché è chiaro che... Eccolo qui. Ti ascolta, Ecco, guarda, aspetta Massimo Simone. che ti mette l'auricolare e ti ascolta. Sì. Vai. No, volevo chiederti un po' la tua situazione. Cioè, a fine stagione dipende da te? È quello che non ho capito. Non abbiamo ancora capito questo. Beh, io sinceramente adesso penso solamente ai playoff, poi dobbiamo ancora parlare di quello che verrà dopo. Sì, ma C'è quindi... l'obbligo solo in caso di promozione? Sì, Ah. c'è l'obbligo in caso di promozione. Altrimenti è libero, Pontisso. Perfetto, grazie.